Prodi. Stiamo per raccogliere nuovi frutti della santità di San Pio da Pietrelcina, sta per diventare beata una sua figlia spirituale. Il nome dice a moltissimi tanto, Suor Maria Gargani, e qui abbiamo Stefano Campanella, direttore di Radio Telepane Pio. Grazie Stefano, che è il suo biografo tra l'altro, un libro molto bello che vi sveleremo tra un po'. Stefano, noi la conosciamo come la fondatrice delle Suore Apostole del Sacro Cuore. Maria Gargani è stata una donna, ma di quelle, come si dice, coraggiosa, una donna anche molto avanti per i tempi in cui è vissuta. Fin da bambina. Fin da piccola, è vero, testa dura. Sì, sì. Pensa che quando era arrivata all'età della prima comunione, siccome i genitori, chissà per quale ragione, forse perché avevano altri 7 figli, ancora ritardavano nel fargliela fare, era così forte il suo desiderio che un giorno, mentre le altre sue coetanee si incanalarono per fare la prima comunione, lei, dopo essersi confessata, si mise appresso alle altre all'insaputa dei genitori e fece la prima comunione. Quando lo raccontò ai genitori, dopo un momento di sconcerto, certo, perché erano stati esclusi da questo momento importante della loro figlia, l'abbracciarono perché capirono non solo il carattere forte della ragazza, ma anche questa voglia di ricevere Gesù nel suo cuore. Eppure la sua scelta religiosa, la scoperta della sua vocazione, viene un po' tardi, perché lei aveva un avvenire già segnato in un certo senso. Papà insegnante, sorella insegnante, lei doveva diventare maestra in pratica e vince il concorso. Vince il concorso e questo concorso le diede l'opportunità di conoscere a San Marco la Catola, che è un paesino del subappennino d'Auno, i due direttori spirituali di Padre Pio, Benedetto e Agostino, entrambi da San Marco in Lamis. E attraverso loro poi ebbe la possibilità di conoscere Padre Pio all'inizio in maniera epistolare e poi direttamente in un mese che Padre Pio trascorse in questo paese. E questa esperienza consolidò una vocazione che lei già avvertiva. Ma il ritardo non fu dovuto alla sua scelta di aspettare, bensì al fatto che, avendo conosciuto Padre Pio, tutte le decisioni importanti dovevano passare al suo vaglio. E quando in due circostanze si profilavano le possibilità concrete, già concordate, di entrare la prima volta dalle Brigidine, la seconda volta dalle Ancelle del Sacro Cuore, Padre Pio all'ultimo momento bloccava tutto. Esatto, aspetta un momento, non è forse il momento giusto, anche perché lei, Stefano, e leggendo le tue pagine si capisce molto bene, lei era davvero una testimonianza attiva della carità e dell'amore. Lei quando era insegnante, nonostante non tutte le sue colleghe fossero d'accordo, che poi i tempi come si vede non sono cambiati, aveva capito che investire nella formazione delle ragazze significava non soltanto salvarle dalla miseria e dai matrimoni insomma difficili di quei tempi, certo, ma anche dare un futuro alla stessa umanità, alla stessa società. Che tipo di insegnante era? Era un insegnante in cui la fede giocava un ruolo importante, perché anche a scuola lei insegnava i rudimenti della religione cattolica e quando San Marco era un paese in parte socialista con qualche infiltrazione anche liberal-massonica, i suoi colleghi segnalarono la cosa ed ebbe un'ispezione, peraltro da un ispettore massone. Attenzione. Lei ebbe, chiamiamolo un istinto, di dire a questo ispettore: io insegno la religione perché fa parte della morale e la morale è materia di insegnamento. Però lei vada a confessarsi, chi glielo dice che fra 15 giorni sarà ancora vivo? Ebbene, questo ispettore, forse per effetto di quelle, certo, parole, si confessò e dopo 15 giorni è morto. Questo l'ho trovato scritto nell'autobiografia della madre, pochi cenni autobiografici, ma ho trovato riscontri nel necrologio che è sui giornali. Veramente, ecco. E poi sono riuscito a ricostruire che questo ispettore era iscritto alla loggia massonica di San Ferdinando di Puglia e c'era anche il numero di matricola, quindi tutto vero. Stefano, questo per dire, non che fosse, come dire, un cielo del malaugurio, tutt'altro, sono ispirazione divina. Esattamente, l'ispirazione divina che fa sì che si arrivasse a questo. Intanto è morto da convertito, il che non è poco. Sicuramente. E questo è molto molto importante. Stefano, proviamo a dividere, come stai già tra l'altro facendo, in un certo senso, a dare una demarcazione netta tra il prima e il dopo.
di Maria Gargani, questa insegnante che vince un concorso statale, che si avvicina alla sorella, una fede nata in famiglia, tra l'altro, ha fatto la comunione perché lei già sapeva tutto, era già preparata in famiglia, eccetera, che comprende che, in un certo senso, l'amore per Dio è unito a quello per le opere. Bisognava rimboccarsi le maniche e dare veramente, impastarsi con la vita di tutti i giorni. Tempi non facili, certo. Perché... le sue colleghe non è che fossero entusiaste della passione che lei metteva, dell'extra in un certo senso che faceva. Lei in effetti mise tutto se stessa, anche prima di diventare fondatrice di questo istituto, nella carità. E per esempio, quando insegnava il catechismo ai ragazzi, negli anni 20 utilizzava, comprato a sue spese, un proiettore per diapositive. Negli anni 30, quando i cinema non c'erano ancora in quei paesini del subappennino d'Auno, lei comprò un proiettore per immagini in movimento e quindi dava a questi ragazzi un'attrattiva per conoscere Gesù con i mezzi moderni, e così riusciva a trasmettere il messaggio del Vangelo a tante generazioni di ragazzi che poi crescevano e che ancora oggi alcuni più anziani ricordano. E quindi davvero è stata una pioniera in questo senso, ma accanto a questo c'è il rimboccarsi le maniche pratico. A San Marco la Catola c'era per esempio una anziana cieca dalla nascita, Lucia, che era stata abbandonata da tutti in un ospizio, lì andava a pulirgli le piaghe, a togliergli i pidocchi, a darle da mangiare, così come c'era una ragazza, 18 anni, Rosinella, affetta da una malattia artritica deformante come sua madre. La madre era completamente un tronco immobile a letto e questa ragazza, 18 anni, aveva cominciato ad avere gli stessi problemi, arrabbiata col mondo, arrabbiata con Dio, vedeva la sua vita che era appena fiorita completamente sgretolarsi perché aveva l'esempio della madre di come sarebbe diventata, e quindi bestemmiava in continuazione, urlava in continuazione. Maria sentì queste urla, andò e piano piano si conquistò la fiducia di questa ragazza, vedendo che aveva ancora una residua sensibilità alle mani, insegnò. Le insegnò a fare i fiori di carta che in quel paese erano molto usati per i matrimoni, esatto, 100 anni fa, tra l'altro, esatto, e a guadagnarsi da vivere col lavoro delle sue mani. Le ridiede dignità, capacità di capire che qualcuno si occupava di lei, che qualcuno la amava, e lei attraverso questo suo amore le fece capire che era espressione di un amore più grande, l'amore di Dio. Bravo, io sono, e lo chiedo a casa, calatevi nella realtà del tempo. Queste cose che possono apparire consuetudine vanno riportate negli anni in cui vivevamo, negli anni in cui una donna a 16 anni era già stata combinato un matrimonio, destinata a fare figli, probabilmente braccia lavoro per i campi, e basta. Da questo amore per le donne, da questo amore comunque per gli altri, nasce poi un'opera colossale, un'opera grandissima che ci porta fino alla casa madre, a Napoli, con il nostro Giacomo Avanzi, che è pronto perché mi chiede la linea. Giacomo, a te, quindi ce ne andiamo alle pendici del Vesuvio. A te, Giacomo. Lucia, esatto, buongiorno dalla tua Napoli. Lucia, un buongiorno a te, un buongiorno anche alla nostra ospite, Suor Gloria Pasquariello, buongiorno. Buongiorno a Lucia e a tutti i telespettatori, buongiorno. Suor Gloria, lei è superiora generale dell'Istituto Suore Apostole del Sacro Cuore. Ci troviamo in un luogo particolare, perché è proprio all'interno di queste mura che la vostra congregazione è cresciuta, all'interno di questa casa madre. Esatto, è cresciuta perché effettivamente la nostra congregazione è nata a Volturara Appula, provincia di Foggia, il 21 aprile del 1936. Nel 1945, esattamente il 18 aprile, un gruppo di suore, capeggiate dalla madre fondatrice, ecco, vennero qui a Napoli. Questo è proprio l'ingresso, è proprio l'accoglienza che una persona ha nel momento in cui entra all'interno dell'istituto, ed è anche un luogo particolare. La statua che abbiamo alle nostre spalle è un'immagine molto cara anche alla madre fondatrice. Esatto, la spiritualità proprio del Sacro Cuore è proprio quella del cuore di Gesù, e questa immagine in modo particolare è stata pensata nei minimi particolari proprio dalla fondatrice, per cui nei momenti in cui l'artista cercava di definire un po' il volto, le espressioni, allora lei dava i suoi tocchi, per cui per noi è molto cara, anche perché è stata un po' l'anima della nostra spiritualità, sia con lei sia ancora oggi, che dura in questo tempo. Un'altra anima era quella di Padre Pio, colui che promosse e appoggiò anche
anche l'opera della madre fondatrice. Esatto, Padre Pio è stato un po', possiamo dire, l'ideatore dell'attualizzazione della sua vocazione, perché con Padre Benedetto e Padre Agostino, suoi padri spirituali, c'era un po' una difficoltà a fare la scelta se una vita contemplativa o una vita attiva. Però Padre Pio, purtroppo facendola restare un po' male, la bloccava dicendo: cara Maria, togliamo quel po' di luce che c'è nel mondo e poi ci lamentiamo che la gente non va a Dio. Resta, poi Dio vedrà. Erano questi anche i luoghi in cui la madre fondatrice viveva effettivamente? Qui è ancora presente al piano superiore la stanza che raccoglie la sua quotidianità ma anche elementi della sua spiritualità. Esatto, questi sono i luoghi dove dal 1945 lei non è andata più via. La cappella che è qui a Tigua era il luogo della preghiera, dove pregavamo con lei e insieme a lei facevamo i cammini e i percorsi spirituali, ed era proprio come una guida spirituale. Mentre al piano superiore, nella sua stanzetta, proprio nel raccoglimento, lei a distanza con le lettere, con le comunicazioni anche telefoniche, ma anche all'interno, ci accompagnava nella crescita spirituale per acquisire le virtù di una suora e per imparare ad amare il cuore di Gesù. È questo anche il luogo in cui riposa la madre fondatrice, fra poco lo scopriremo entrando nella cappella, ce l'accennava proprio poco fa Suor Gloria. Grazie intanto Suor Gloria. Grazie a voi tutti e buona giornata con Maria Gargani. E a fra poco, Lucia. Bravo Giacomo, grazie Suor Gloria, ci ha fatto entrare proprio, ha fatto sentire il profumo di quelle stanze. Senti Stefano, hai fatto molto bene prima ad anticiparci un attimo questo dilemma: piena di passione per Cristo, desiderosa di consacrarsi, eppure arriva Padre Pio che ti dà quella mazzata. Aspetta, non togliamo la luce, cioè ci lamentiamo che togliamo la luce a questo mondo e poi dopo ci lamentiamo che la gente, insomma, non viene a noi. Cosa vede Padre Pio, cosa coglie Padre Pio? Dico coglie perché non è che si siano visti poi subito in questa giovane donna. Anzitutto un'anima gradita a Dio. L'aveva già capito prima ancora di conoscerla, tanto è vero che all'inizio Padre Agostino le parla di questa donna attraverso le lettere, perché neanche Padre Pio e Padre Agostino, suo direttore spirituale, si vedevano spesso, e le chiede informazioni su questa donna, sulla sua vocazione, e lui assicurò già da subito che quest'anima era gradita a Dio. E quando rispose per la prima volta a Maria Gargani, scrisse: sono lieto di conoscere i suoi caratteri, ma già prima Gesù mi ha fatto conoscere la tua anima. Mamma mia. Quindi Padre Pio già sapeva, attraverso i doni mistici che il Signore gli aveva dato, il percorso che quella donna aveva fatto, e l'ha condotta gradualmente a fare la volontà di Dio, a farle comprendere la volontà di Dio. 67 lettere si scambiano, 67 appunti di vita e di fede di Padre Pio. Ed è la donna, anzi la figlia spirituale, a cui Padre Pio scrive il più alto numero di lettere, dopo sua sorella Erminia Gargani. Attenzione. Che però aveva avuto un travaglio personale e molto difficile, per cui c'è una lettera in più alla sorella. Ecco. Ma Maria è colei, tolta la sorella appunto, che ha avuto il più alto numero di lettere da parte di Padre Pio. Che cosa le suggeriva Padre Pio? Che strada le indicava? La strada della scoperta della volontà di Dio, ma al tempo stesso della capacità di accogliere quelle mortificazioni, quelle difficoltà che la vita, e in particolare la vita del cristiano che si offre a Dio, deve riservare. Per esempio a San Marco la Catola, prima di spostarsi a Volturara, dove poi avrebbe fondato l'istituto, ha avuto davvero tanti travagli, oltre a quelli di cui abbiamo accennato, le difficoltà con le colleghe, poi le difficoltà in famiglia, dove non tolleravano che questa donna, per fare il suo apostolato in chiesa, tornava un po' tardi la sera. Le nove e mezza, certo. Le dicevano: questo è un modo di fare di donne da strada, addirittura. Lei stava in parrocchia, lei stava con i ragazzi ad insegnare il catechismo. Difficoltà anche nella nuova casa dove si spostò, dopo che la famiglia si trasferì perché il cognato ebbe un incarico altrove. E c'era una giovane, che una certa Peppinella, figlia della vedova che le affittò la stanza, che non si capisce se era cattiva, se era indemoniata,
e comunque aveva degli atteggiamenti sicuramente molto strani, e Padre Pio la invitava a sopportare con pazienza e offrire tutto al Signore. Lei aveva la perfetta cognizione delle difficoltà della vita, pur essendo nata, nonostante fosse famiglia numerosa, il papà era un maestro, comunque non avevano certo né le condizioni economiche, come dire, di chissà chi, però non erano certo insomma in gravi difficoltà, eppure lei si medesimava nelle miserie della vita, sia personali, sia economiche che spirituali. Ma perché lei non ha mai approfittato di questa disponibilità dei genitori, tanto è vero che quando andò ad Avellino a studiare, per non pesare sulla famiglia andò a vivere con lo zio, pensando che essere a casa dello zio le avrebbe facilitato gli studi, invece lo zio la, tra virgolette, schiavizzò, cioè di giorno lei faceva la cameriera dello zio anziano e studiava di notte per poter raggiungere quel suo obiettivo di conseguire il diploma e poter insegnare. Immaginate da una donna come questa che tipo di ordine possa essere nato, che tipo di congregazione e soprattutto che tipo di impostazione che queste suore a Napoli, come in tutto il mondo, si dedicano essenzialmente o principalmente all'educazione delle nuove generazioni. Vogliamo tornare per un momento a Napoli. Il nostro Giacomo ci ha detto che sarebbe salito al piano di sopra, è vero Giacomo? Vediamo, dove sei? Sei pronto Giacomo? Se no noi abbiamo... continuiamo quanto volete. Sì, Lucia, eccoci, ci siamo spostati davvero di poco, siamo all'interno della cappella e siamo in compagnia di Suor Giuditta Esselen Juran. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in un luogo particolare perché alle nostre spalle c'è proprio la tomba dove riposa la madre fondatrice. In questa tomba, in questo sepolcro, diciamo, la salma di Suor Maria Crocifissa del Divino Amore giace dal primo centenario della nascita. È dunque anche un luogo importante e di preghiera, di venerazione. Come no, frequentato da tutti, giovani, adulti, genitori, persone diciamo in pena, chi per un motivo e chi per un altro, e devotamente chiedono grazie a Suor Maria Crocifissa del Divino Amore. Avviene oggi come avveniva un tempo, tanti anni fa, quando fu il momento di quel miracolo che ancora oggi viene preso in considerazione. Di che si trattava? Il miracolo è incominciato dal 1975, 2 anni dopo il trapasso di Maria Gargani. L'invocazione è nata da una donna ammalata di tumore, quindi dopo essere stata operata fu deposta con la dichiarazione che sarebbe vissuto soltanto massimo per un mese aveva di vita. Questo non avvenne però, perché avvenne proprio il contrario. Ecco, lo dobbiamo dire perché qui è importante, è altro che un mese, la miracolata è vissuta dalla guarigione alla morte che è avvenuta 2 anni fa, che aveva 90-92 anni, diciamo, no? La spiritualità di Maria Gargani passa non solamente naturalmente attraverso il miracolo riconosciuto, ma anche attraverso l'operato. Voi suore, apostole del Sacro Cuore, continuate a portare avanti questa spiritualità nel rapporto con le persone, nell'educazione, nella scuola? Certo, tale e quale, come lei ci ha lasciato come eredità, di continuare questo apostolato, ma anche perché lontano da Gesù e Eucaristia non c'è freschezza, non c'è fede. E ancora oggi leggiamo: tutto posso in colui che mi dà forza, una frase che ancora rimane. E allora grazie a Suor Giuditta che ci ha accompagnato ancora di più all'interno della spiritualità di Maria Gargani, grazie infinite. Grazie a lei che mi ha ascoltato e che ascolteranno. Che e a tutti i nostri telespettatori. E da Napoli è tutto, a te Lucia. E come facciamo a non ascoltarvi? Suor Gloria, mi sono sognata e Suor Giuditta. Grazie davvero di cuore di aver aperto le porte a questa opera enorme, grandiosa, tra l'altro nel cuore di Napoli e nel cuore del mondo, perché poi le apostole del Sacro Cuore sono veramente ovunque. Stefano, io torno al tutto posso in colui che mi dà forza, l'hai spiegato molto bene, quanto avrà patito questa donna. Tantissimo, tantissimo. Per poter andare avanti. Diventa Maria Crocifissa del Divino Amore, lì laddove c'è il crocifisso noi il dolore lo conosciamo bene. Raccontaci questo legame. Ovviamente quel percorso di sacrificio, di patimenti e di offerta
Maria l'ha fatto tutto, non solo quello che abbiamo accennato. Ha avuto persino quello che gli esperti di mistica chiamano il martirio degli scrupoli, la notte oscura, ha attraversato il periodo dell'aridità. Ed è stato il momento in cui Padre Pio, udite udite, le ha dato uno schiaffo. Fisico proprio? Fisico. Perché aveva questa sensazione, dopo essersi confessata più volte, di essere ancora attaccata al peccato. E siccome Padre Pio aveva provato questa stessa sensazione, e mentre lui veniva scrollato da questi dubbi dai suoi direttori spirituali, lui doveva fare altrettanto con i suoi figli spirituali. E in una circostanza, siccome non riusciva con le parole, le diede uno schiaffo e le disse: la confessione te l'ho fatta io e l'ho fatta bene. Perché, come dire, se ti ho assolto io devi smetterla di avere questi dubbi? Esatto, perché lui, avendo la scrutazione dei cuori, poteva rassicurarle che tutte le macchie del peccato erano state cancellate dal suo cuore. Perché lui sapeva benissimo quale tormento all'interno di una persona può causare, soprattutto di una persona che crede profondamente in Dio e non vuole che si rompa l'amore con Gesù, quale tormento può causare la sensazione di essere ancora legata al peccato. E poi l'altro problema che ha vissuto Maria è stato l'allontanamento forzato da Padre Pio nei due anni in cui è rimasto segregato, ma anche dopo, quando è tornato al ministero ordinario, alla pienezza della sua libertà di esercizio del ministero, perché sono cominciate ad affluire tantissime persone a San Giovanni Rotondo e lui non aveva più il tempo neanche per scrivere. Col senno di poi possiamo dire che Padre Pio era sereno per il fatto che lei potesse andare ormai con le gambe sue, che non avesse più bisogno, perché l'idea che un Padre Pio allontani le anime in pena, francamente, fa a cazzotti con tutto quello che abbiamo scoperto di lui. Ormai lei aveva iniziato la sua strada, l'aveva intrapresa? Per certi versi possiamo dire che il punto di svolta era stato realizzato, cioè la creazione dell'istituto. Però d'altro canto, siccome l'essere umano ha sempre bisogno di un sostegno nel cammino di fede, forse Padre Pio, forse la Madonna di Pompei le fecero trovare un altro direttore spirituale che era più disponibile. Era un giovane prete dell'Umbria che si trovava al santuario di Pompei casualmente in confessionale, che era direttore spirituale dei seminaristi di Gubbio. Lei andò a confessarsi, trovò in lui un atteggiamento paterno, nonostante questo fosse stato appena ordinato sacerdote, e gli chiese di poter diventare sua figlia spirituale. Lui all'inizio ebbe qualche esitazione, proprio per la giovane età, per la distanza, certo, ma lei insistette e diciamo che Don Antonio Fanucci ha un po' sostituito quella vicinanza che un padre deve avere nei confronti dei figli e l'ha accompagnata nell'ultima parte della sua vita. Senti Stefano, in grafica vediamo la copertina del tuo libro, Il sole a mezzanotte. Perché il sole e perché a mezzanotte? Perché tante volte nella vita di Maria Gargani si è rivelata la sensazione del buio pesto della mezzanotte, ma il Signore, che è il sole, dopo averla fatta penare tanto, alla fine si è sempre rivelato. La fondazione dell'istituto ha avuto tante difficoltà, l'ha fatta soffrire tanto perché sembravano esserci delle strade sbarrate, delle strade chiuse da muri. Lei continuava a pregare, continuava a piangere, continuava ad invocare il Signore, continuava a chiedere aiuto ai suoi padri spirituali e alla fine, proprio quando sembrava che quelle strade fossero assolutamente impraticabili, il sole sorgeva e tutto si rischiarava. E questa è la costante dei santi, perseveranti nell'amore. Stefano, grazie di cuore. A voi. Io ti vorrei chiedere di Padre Pio dell'imminente visita. So che questa è una settimana importante, che ci sono i primi sopralluoghi, ma tanto torni presto. Tu quando e volete. Padre Lotti, perché dobbiamo capire cosa sta per succedere finalmente anche a Pietrelcina, oltre che a San Giovanni Rotondo. Grazie di cuore di essere stato con noi. Grazie a Stefano Campanella. Io mi sposto tra un po', anzi io direi che mi alzo proprio, lo vedete, e c'è il nostro Fabio Campoli. Pronto, Stefano, ancora grazie. Buongiorno ad Andrea, buongiorno ad Alessandro.
Buongiorno. Maestro Campoli, Bianco e Bianco stamattina. E noi ce ne andiamo sui passi della cucina dei santi, come sempre quando sempre. Sei Santa Margherita da Cortona. Eh sì, interessante. Dammi solo un secondo gli acquolini in bocca e poi devo lanciare. L'acquolino in bocca è il territorio, Toscana e Umbria, i prodotti del territorio. Mettete il grembiolino, siamo pronti, stiamo arrivando, pubblicità. Toscana e Umbria.